Allora? Io non so niente. Come glielo devo dire? Niente di niente. Guarda, Laura, che la mia pazienza ha un limite. Forse tu non hai capito bene. Ti si accusa di omicidio, lo capisci, sì o no? Ma chi mi accusa? Io non ho ucciso nessuno, lo giuro. E allora sai chi è stato? Ti conviene dirlo. Se continui a negare, c'è pericolo che ti becchi 30 anni di galera. Va bene, sei giovane, dunque vediamo un po', usciresti a 52 anni. Io non ho fatto niente. Queste lettere le hai scritte tu, non è vero? C'è la tua firma. Sì. Dunque eri un assiduo frequentatore della Pineta. Questo che c'entra? Sei tu che devi dire se c'entra o no. Viviamo in un mondo pieno di marciume e di cattiva gente. E poi continua, signore, aiutaci. Sei tu che hai scritto questo. È vero. Il mondo è tutto cattivo. Tu solo sei buono, tutti gli altri invece. E poi, quella roba l'ho scritta tanto tempo fa. Perché hai ucciso Massimo Redani? Io non l'ho ucciso, lo giuro. Chi è stato allora, Bustelli? Forse, io comunque non lo so. Io invece sono sicuro che tu sai molte cose. E ti sarà difficile ingannare i giudici che dovranno condannarti, perché tu non devi farti illusioni. Sarai condannato, te lo dico io. A meno che tu non mi dica tutto quello che sai. E non te ne pentiresti, perché io posso aiutarti. Cosa devo dire? Sono ore che mi sta tormentando. Devi dirmi tutto quello che sai. È tanto semplice. Oh, come faccio? Come faccio? Avanti, un po' di coraggio. Poi ti sentirai meglio, vedrai. Io lo so che tu non hai ucciso e voglio aiutarti. Però tu devi dirmi tutto quello che sai. Dov'eri il pomeriggio che Massimo è sparito? Ero al cantiere. Ma io non volevo, giuro, non volevo. Era venuto uno a cercarmi al cantiere. Chi era? Io non volevo andarci, lo giuro. Dove? A Marina di Marinella. Mi dice... Massimo è morto. E tu devi seppellire il cadavere. Ha minacciato di farmi fare la stessa fine se non l'avessi ubbidito. E poi che hai fatto? Sono andato con lui alla marina. Dietro un cespuglio c'era il cadavere di Massimo svestito. E tu l'hai seppellito? Sì. E chi ha fatto la telefonata alla famiglia? Sempre lui. Chi era? Dimmi chi era. Era Almini, di! Era Almini? Sì. La ragione per la quale l'ho fatta venire qui è che uno dei ragazzi ha fatto il suo nome. A proposito di che? E chi sarebbe costui? Ora lo vedrà. Buongiorno. Conosci il signore qui presente? Sì. È il marchese De Bonci. C'era anche lui? Ma io non conosco quest'uomo. È lui. Sì, è lui. Ma lui chi? C'era anche lui quel giorno, in quell'appartamento. Ma non hai detto che era una villa? Io non lo so. Mi ci hanno portato in macchina. Ma mi ricordo bene il marchese. C'era anche lui quel giorno, in quella casa. Guardami bene in faccia. Sì, è lui. Era in una stanza con me. E com'ero vestito? Di azzurro.
Dottore, mandi subito a vedere in casa mia. Io non ho né un vestito azzurro, né uno celeste, né uno blu. Ma no, no, non è il caso. No, no, la prego, insisto. Conducetelo via. Ma è lui! Ma è lui! Io dico la verità! Fatemi una di quelle punture per farmi parlare! Ho detto la verità! È lui, dottore! È lui! È lui! E allora? Chi è? Conosco affatto costui. Sei proprio sicuro? È lei? Pronto? Sì, è qui. Dottore, vogliono lei.